Ciao ragazzi, mi chiamo Alex e vi racconto di quello che parlava un po' Alfredo, si chiama Cloud Endpoints. In pratica, come avete visto, si tratta comunque sempre di App Engine. No? E, App Engine vi offre un bel po' di servizi come user services, no, per fare login, logout, poi image service, task queue per avviare job in background e un sacco di altri, Memcache, Blob Store. Il Cloud Endpoints è uno dei servizi, però è abbastanza particolare e quindi abbiamo pensato che desidera una mini introduzione più in dettaglio, un quarto d'ora. In pratica si tratta tutto concentrato sulle API. No? E immaginate voi avete una libreria, un codice, avete fatto, no? Che, non lo so, calcola le tasse o una to do, un codice che vi salva le to do, le note da qualche parte, no? E adesso volete in qualche maniera esporre tutte quelle funzionalità e sul web e mobile, cioè mobile, quindi magari Android e iOS come minimo. E quindi questa cosa qui mi permette di farlo senza pensare neanche ai servlet o quelle cose lì. Cioè, vi concentrate solamente sulla vostra business logic. E quindi questo diagramma molto a grande linea, c'è l'App Engine, questi Cloud Endpoints, il servizio che in realtà fa parte dell'App Engine, può collegare in pratica di versione di mobile. Vi faccio vedere proprio esempi nel codice come funziona. Quindi, come ho detto, è una funzionalità di App Engine, un servizio. E, tra l'altro, queste slide, io non sono di Google, no? Però sono Google Developer Expert. E quindi queste slide le ho create io dalla mia esperienza. No? Quindi quello che vi dico non è per vendere qualcosa, una specie di marketing. Quindi a me personalmente dall'esperienza ha aiutato tantissimo a creare le API per le mie app su Android e su iOS. Tecnicamente supporta due come modi, REST, no? Come tramite HTTP e anche RPC, quindi però sempre tramite HTTP, la maggior parte penso usano la versione REST. Cioè l'infrastruttura è basata sul meccanismo discovery e non è che Google ha dato lì e ha detto dai, facciamo una cosa per creare delle API, cioè loro praticamente immaginate Drive API, Google Plus API, qualsiasi altro API che ha Google, cioè tutti quelli, non so, saranno 50-60 API e cioè, hanno infrastruttura che supporta, cioè che per gestire tutte le API, le richieste, dispatching, rispondere con JSON, queste conversioni. Loro praticamente hanno condiviso con sviluppatori di tutto il mondo la stessa infrastruttura. No? Quindi queste API che posso creare io oggi, l'infrastruttura che userei è condivisa con i Googler che la usano per gestire le loro API, gli stessi. Quindi è molto scalabile, se potete immaginare. Ha ovviamente autenticazione OAuth 2 già built-in, quindi i vostri client possono autenticarsi tramite OAuth. Ovviamente funziona con Google Accounts, no? Non è che questo OAuth built-in funziona con account di Facebook. Quindi, no. E quindi i client che sono supportati come dopo vi faccio vedere in una maniera molto molto semplice, sono Android, iOS e JavaScript, insomma web. No? E in realtà poi una volta che ce l'avete, qualsiasi cosa che riesce a collegarsi tramite HTTP è un REST client di qualsiasi linguaggio, ovviamente funziona lo stesso. Quindi siccome si tratta di client e server, il server è e la nostra app su App Engine e la useremo come back-end e c'è anche il client, no? Quindi Android, iOS, web, JavaScript.
E dalla parte back-end, se avete sentito, ci sono in questo momento quattro linguaggi supportati: PHP, Java, Python e Go. E il Cloud Endpoints in questo momento ufficialmente supportati solo da Java e Python, e altri linguaggi assumo che prima o poi arriverà. Anzi, abbiamo fatto un mini Google Developers Live, quindi se volete poi vedere cosa succede nel mondo PHP e Go a riguardo Cloud Endpoints, guardate quel video. Quindi in pratica come si sviluppa, cioè come si crea API, no? Io ho il mio codice, cioè la mia business logic. E quello che vi ho fatto vedere Alfredo, a partire da Hello World, no? Immaginate come, non lo so, Twitter ha API dove vi fate get Twitter, non so, recent tweets, no? E vi restituisce tipo 20 tweet, gli ultimi tweet. Cioè quella, la business logic che da qualche parte si collega al database e tira fuori informazioni, quella parte lì funzionerà gira sulla mia istanza, sull'app engine, sulla mia app, no? Quindi io quindi devo avere un codice, devo scriverlo, no? Dopo, avendo quel codice che non c'entra nulla con l'API e con REST e RPC, utilizzando dei meccanismi per un linguaggio ovviamente diverso, posso come segnalare all'infrastruttura di Google, delle API, questi sono le mie come punti di entrata, di accesso alla mia business logic. E in Java si fa con annotazioni, in Python ci sono dei decorator, e adesso vi faccio vedere proprio il codice. Dopodiché, avendo questo, se vi ricordate, vi parlavo di un discovery, un meccanismo. E io dopo questo ho in pratica un JSON che descrive tutti i metodi che che la mia business logic mette a disposizione a un client, e tutti i tipi degli attributi e dei parametri a questi metodi. E avendo quello, io semplicemente lancio un comando che alla fine si collega a qualche server di Google, e loro mi generano direttamente, se in Java, le classi in Java, se per Android, no. Per iOS comunque mi genera tutto il codice sorgente necessario per me, per connettersi da un'applicazione iPhone sul mio backend, no. Quindi non devo prescrivere nulla per quanto riguarda connessione HTTP, il JSON parsing e queste cose qui. Quindi posso concentrarmi semplicemente sulla parte UI, cioè non so, list item, queste cose qui. E quindi volevo solo semplicemente farvi vedere ogni di questi quattro passaggi come viene fatto. E parto dal Python. Non so se si vede bene o non tanto. Non tanto. Bastardo. Peggio? Ottimo. Quindi funziona in realtà. No. Ancora peggio, sì. Ups. Beh, comunque questi slide saranno poi pubblicati online. Ma, cavolo, mi dispiace. Comunque vi dico a voce un po'. Ho la mia classe, si chiama Post, che rappresenta un blog post, no? Quindi qui si tratta, in un caso ipotetico, ho un'applicazione che è un blog, no? Quindi ho una classe che rappresenta un modello, che rappresenta un post. E ha il titolo, il contenuto e il timestamp quando è stato creato. E dopo un metodo della classe che praticamente si prende gli ultimi 20 post pubblicati dal data store. Quindi qui si usa un servizio, un altro servizio che si chiama data store, ma non importa. E quindi qui non c'è nulla di Cloud Endpoints, JSON o altre cose
per come far diventare questo accessibile da un client, da un Android, iOS o JavaScript, praticamente qui si usa, non so se voi vedete, qui c'è scritto Import Endpoints, è una libreria fatta da, è disponibile dall'SDK, dall'SDK di Google App Engine. E, quindi io faccio import di questo il pacchetto e uso i decorator, e quindi qui c'è scritto endpoints.api, nome, name uguale blog, version v1 e la descrizione. E qui c'è il mio, c'è una classe blog API v1, non importa, cioè, l'ho chiamata così per comodità, quindi per me, per tenere conto qual è cosa rappresenta questa classe. E, dopodiché qui ho un metodo che si chiama listPosts, no? Ed è decorato con un altro con endpoints.method, no? Quindi io ho endpoints.api che dichiara questa è la mia classe che rappresenta un API chiamato blog, la versione 1, quindi c'è anche versioning dell'API. Dopodiché in questo mio API chiamato blog c'è un solo metodo che si chiama posts.list, e qui ci sono due, c'è un nome e c'è un path, no? E il path si usa per REST, per comunicazione tipo REST, e name si usa per RPC, Remote Procedure Call, e c'è anche HTTP method, se vedete, in questo caso è il GET, no? Quindi io avrò, avendo questo, un API con un solo metodo che sarebbe il get il host barra, dopo faccio vedere, API blog barra posts, no? Questa cosa qui in pratica mi restituir, cioè quello che ho scritto io qui, semplicemente io creo delle classi, degli oggetti del tipo post message, che è questo qui, e, se vedete io uso qui post.list, cioè quindi il mio metodo list che prende gli ultimi 20 blog post pubblicati. No? E quindi il risultato di questo metodo è un oggetto del tipo post list, no? Quindi è un oggetto, no? Che alla fine l'infrastruttura di Google, l'infrastruttura API, lo converterà automaticamente in JSON. No? E quindi, cioè, tutto quello che mi tutto quello che ho fatto è semplicemente qui, no? Non c'è nessun JSON o robe varie. E per concludere con Python, quindi siccome qui c'è import endpoints, è una libreria che non è come importata di default, devo specificarla nel app.yml. Se vi ricordate c'è web.xml, no? Per l'applicazione Java, e per Python, per applicazioni Python che girano su App Engine, app.yaml, no? Quindi formato YAML, e qui devo specificare che voglio usare questa libreria che si chiama Endpoints, e definisco un handler ad un URL specifico, e questo qui lo vedete, se dopo vi interessa andate a leggere nella documentazione in dettaglio perché c'è un percorso qui specifico. Comunque, cioè, questa quindi era un file che si chiama myblogapi.py, no? Ah no, scusate, sì. E qui ho un services.py che definisce proprio, che è una scatola che definisce una variabile app che sarebbe un endpoint server, cioè il mio API server, in cui io qui gli do la classe blog API 1 come argomento, e quindi nel mio handler qui che risponde a h barra spi, il mio handler sarebbe services.app, cioè questo qui. A questo punto basta. E io in pratica, avendo questo, ho le API RESTful, REST e RPC API che parlano in JSON. E vi faccio vedere come. In Java è molto simile. Lo salto un po' perché non ho più tempo.
Comunque molto simile alla mia classe blog API V1, però qui uso le annotazioni, API, nome, name uguale blog, version, API method, la stessa cosa, cambia il linguaggio. E qui nel web XML dichiaro il mio servlet, che tra l'altro è un servlet che non ho scritto io, quindi neanche questo non lo scrivo, è un servlet che hanno scritto i ragazzi di Google, il server.api.systemservice servlet. E basta, a questo punto io veramente ho le API, quindi immaginate, io adesso ho avviato la mia applicazione anche in locale, come ha fatto vedere Alfredo, oppure ho fatto deploy sul App Engine, sul server di production, e facendo un get su questo percorso particolare API discovery, è qui che c'è il discovery, /v1/APIs, mi restituisce un JSON con tutte le API che la mia applicazione mette a disposizione. In questo caso ho solo uno, quello che ho chiamato blog, versione V1, e qui c'è il discovery REST URL, che sarebbe un URL proprio della descrizione del mio API. Mi dispiace tanto che non si vede bene, però in pratica qui cioè, è un JSON che descrive, qui c'è la parte schemas, poi c'è la, quindi che definisce praticamente, riflette tutte le mie classi scritte in Python o in Java, tutti gli attributi, quindi ID, properties, e qui sarebbe title, body, cioè gli attributi della classe. Poi nella parte resources c'è un elenco dei metodi, REST e in questo caso REST, sì. Quello che permette questa cosa qui, sì. Sì, perché non si vede bene il site. Magari possiamo beh, dopo, sì. Quindi, avendo questa come descrizione molto dettagliata del mio API, e se voi, qualcuno di voi ha visto API Explorer, e se voi andate lì sulla home page dell'API Explorer, vedete tutti cinquantina o sessantina delle API, non di Google. Cioè, siccome le mie API sono descritte nella stessa identica maniera, lo standard che usano Google per come descrivere API, posso usare il loro API Explorer per provare anche le mie API direttamente anche dal browser. E non so se siete mai andati là, ma provate, cercate Google API Explorer e vedete la cosa. E quindi posso provare direttamente nella mia API un mio metodo che esegue alla fine arriva alla mia business logic tramite il REST. E mi restituisce qui il JSON. No? Quindi però tutta questa parte io non l'ho mai fatto, lo fa l'infrastruttura di Google. E quindi questa era, siamo arrivati al punto che abbiamo le API, e questa è la terza, penultima parte, dove uno può generare ora, avendo la descrizione discovery, il documento discovery delle API, può generare il codice che dopo viene utilizzato dalla parte client. E quindi per Android, quindi in Java, c'è un tool, si chiama endpoints.shell o endpoints.bat per Windows, e un comandino che io posso eseguire dalla command line, no? E questo comandino alla fine mi genererà le classi in Java che io semplicemente posso fare trascinare sul mio progetto sull'Android, sull'Android Studio Eclipse, e posso usarle direttamente per collegarmi dalla mia applicazione Android sul mio backend. E la stessa cosa per iOS, c'è un comandino che genera il codice necessario per collegarsi dalla mia applicazione iOS sul backend. E per JavaScript non serve ovviamente generare nulla,
perché posso utilizzare direttamente il client che hanno fatto Google per le loro API. E siccome il formato è identico, quindi posso sfruttarlo direttamente senza fare nulla, no? Quindi lo carico così, con lo script apis.google.com/js client.js e basta, adesso vi faccio vedere come si usa. E questa slide rappresenta proprio, qui sono sul codice del client, sull'Android, e quindi non so se vedete qui c'è blog.builder, e dopo myblogservice.list.execute, cioè io praticamente eseguo list, quel metodo inizialmente list sul mio backend, lo eseguo direttamente sull'app Android, e questo è quindi quello che farà. In realtà l'app si collegherà a HTTP e eseguirà farà un get al mio percorso post, e nel mio on post execute io qui avrò gli oggetti del tipo post. Però come vedete io non ho fatto niente del JSON parsing e a connessione tramite HTTP al mio backend. La stessa cosa però ovviamente è scritta in Objective-C per iOS. E in JavaScript, come dicevo, non serve generare nulla, quindi io semplicemente carico client.js fatto da Google, e qui faccio gapi.client.load e gli do il nome del mio API, che sarebbe blog, versione v1, e a questo punto diventano disponibili i metodi delle mie API, in questo caso il blog.posts.list, la stessa cosa. E, sì. Un paio di punti su cui stare attenti è che questa generazione di questo documento che descrive le API, per fare questo serve connessione internet, no? Quindi se siete internet non potete farlo. E la stessa cosa ovviamente per il codice sul 1 minuto 2, e, quindi mi serve internet, e non si può ancora settare il cache control ladder nella risposta se qualcuno di voi lo usa, e non si può impostare ancora i limiti sull'uso delle vostre API come lo può fare Google ancora. E quindi state attenti quindi dovete usare autenticazione, no? Quindi quella OAuth built-in oppure una vostra applicazione autenticazione custom. E le cose che io mi sono trovato, cioè per me sono molto belle utilizzando questi cloud endpoints, è che c'è quindi validazione, no? Perché siccome non faccio io ho la descrizione di API con tutti i parametri, i tipi di parametri. L'infrastruttura di Google mi fa anche la parte di validazione, che non la faccio più io, e non faccio più parte. E quindi non devo più scrivere codice sulla validazione dell'input dei client. No. C'è autenticazione, built-in, e molto ovviamente scalabile, questo ve lo assicuro. È molto utile avere tante versioni delle API, quindi quando io faccio una nuova versione, una nuova feature, posso pubblicare la nuova API e fare upgrade ai miei client gradualmente, senza nessun disservizio. C'è il supporto di course, quindi dal cross domain, potete fare dal web o da chi lo richiede. Però è molto più facile fare testing in questa maniera. E c'è come gratis, c'è come l'API Explorer, che si può essere usato come la documentazione. E ci sono queste tre cose come in più alla parte di base, se dopo avete le slide e andate su quei link che sono le cose in più, se volete approfondire. Grazie.